E allora in acqua con la serie numero 1 con Vittoria Grotto in corsia gialla numero 5, vincitrice ieri dei 400 stile libero, mezzo fondista del Veneto Banca Montebellune, atleta classe 2000, così come mezzo fondista Eleonora Marin in terza corsia, vincitrice della medaglia d'argento allo stadio del nuoto di Riccione quest'anno ai criteria giovanili. In corsia centrale numero 4 invece Morgan Farronato, specialista dei 200 stile libero di questa distanza, dove è stata medaglia di bronzo allo stadio del nuoto di Roma ai campionati italiani giovanili estivi la scorsa estate. Vittoria Grotto è lei che è al comando dopo 50 metri con Aurora Rigo in seconda posizione, Morgan Farronato in terza, al momento il miglior tempo è della Zarpellon 2:08:45, il record è di Linda Caponi 2:01:23. Vittoria Grotto 60:85 il suo passaggio, Farronato sale seconda 1:01:90, Eleonora Marin sale in terza posizione in 1:02:07, ricordando ancora che al termine di questa serie effettueremo la premiazione ragazzi, quindi invito Girardin, Tecchioli e Peron in zona podio per la premiazione ragazzi. Ci avviciniamo alla terza virata, quella dei 150 con Vittoria Grotto ancora in prima posizione, 1:33:25 per lei i suoi terzi 50 metri, 32:40 Eleonora Marin, 32:27 Morgan Farronato, 32:94, ricordiamo gli anni di nascita, Grotto 2000, Farronato 99, Marin 98, siamo alle battute conclusive, entriamo negli ultimi 15 metri di questa serie numero 1 con Vittoria Grotto ancora al comando, fa doppietta 400 più 200 stile libero, conclude in 2:05:41 dalla quinta corsia. Eleonora Marini in seconda posizione 2:06:95 e per la terza piazza c'è Morgan Farronato 2:07:54. Va in archivio dunque lo stile libero.